Ok, ho fatto vedere come installare Easy Diffusion. Mi sono però accorto che Easy Diffusion al momento non consente di installare Stable Diffusion Extra Large XL, SDXL. Però abbiamo Automatic 1.1, che in realtà adesso si chiama Stable Diffusion Web UI, che ce la fa a lanciare anche Stable Diffusion XL. In questo video non faremo vedere ancora SDXL, però faremo vedere come installare Automatic 1.1.1, che adesso ha cambiato nome, si chiama Stable Diffusion Web UI. Quindi andiamo di nuovo, come abbiamo fatto prima, cercando Automatic 1.1.1 su GitHub. Andiamo sulla 1.5.1, che è la release che in questo momento è stata distribuita 3 settimane fa. E sicuramente dobbiamo lanciare questa cosa per farla scaricare. Okay? Quindi facciamo source code, quindi facciamo salva link con nome e quindi facciamo scaricare questa cosa sotto di e poi adesso, essendo uno zip, dovrà essere decompressa. E quindi ripartiamo dopo che l'abbiamo decompressa. Ok, come vedete l'ho decompressa qua in Stable Diffusion Web UI 1.5.1. Entro dentro e qua dentro abbiamo praticamente una moltitudine di file, ma fra tutti i file che abbiamo, anche abbiamo una Web UI user.bat. Ok? Quindi clicchiamo su questo file, seguiamo, quindi doppio clic qua. Ci viene lanciata una finestra DOS e qui parte una, credo, lunga operazione in cui lui si installa tutti i suoi pezzettini che gli mancano. E adesso sospendo la registrazione e aspetto che funzioni. Ok, ci ha impiegato parecchio, ma meno di Easy Diffusion, quindi secondo me in 20 minuti contro i 40 minuti dell'altro. E quando nella finestra ci dà alcuni errorucci, ma sostanzialmente ci dà un local URL, questo qua che vedete. Quindi lo evidenzio e lo richiamerei così vediamo se funziona. Quindi la porta 7860 e quindi qui vediamo praticamente lui che reagisce alle nostre chiamate. E a questo punto vedete che l'interfaccia è un pochino diversa da Easy Diffusion, ma è comunque molto comoda, nel senso che qua possiamo metterci un prompt e nel prompt possiamo mettere astronaut riding a horse on the moon. Ok, facciamo generate, quindi controlliamo che non ci siano errori, vedete che sta lavorando. Qui vedete che sta lavorando, ce lo sta dicendo sia nella finestra da cui è partito e sia qui dove stiamo aspettando la sua risposta. E vedete che abbiamo questo, che se clicchiamo vediamo praticamente è la nostra foto dell'astronauta che cavalca un cavallo sulla Luna. Ora, può sembrare più on the moon, possiamo dire fotorealistic. Possiamo usare le solite attractive astronaut riding horse on the moon photorealistic, quindi possiamo se vogliamo anche cambiare le proporzioni, possiamo dire di fare un IRES, quindi l'upscale by 2. È leggermente diverso dall'altro programma, ma comunque ai fini di Stable Diffusion Extra Large, SDXL, questo programma sembra essere più preferibile. Quindi se noi lanciamo adesso con l'opzione di upscaling, otteniamo, gli ho detto photorealistic, gli ho detto attractive, quindi mi ha dato due cose che dovrebbero rendere la foto un pochino più interessante, c'è cioè il risultato. Vediamo un po' che è successo. Ah sì, si sta scaricando probabilmente il modello che permette di fare l'upscale. Quindi abbiamo fatto la prima parte, adesso deve aspettare per andare avanti. Interrompo. Ok, ha generato l'immagine, anche se probabilmente bisogna dirgli di non fare l'upscale. Quindi mettiamo l'upscale, lo togliamo praticamente dall'equazione, se riusciamo. Quindi
quindi upscale by 1, quindi togliamo tutto e rimaniamo su 512x512. Vediamo un po' se lo fa di nuovo la velocità che ci aspettiamo. Paresse che sì. Ok. Ecco. Vediamo di nuovo l'immagine, vedete che l'ha fatta in un tempo ragionevole, l'astronauta. E se vogliamo amplificarlo, io direi di usare l'altra tecnica, di mandarlo agli extras qua. Agli extras qua abbiamo resize 4, perché possiamo quindi prendere l'immagine che abbiamo costruito col text to image e facciamo un generate qua. E se tutto generate questo, anzi upscaler 1 c'è scritto di non scale 2, ah ok, scaliamo a quindi qui vedete che abbiamo la possibilità di aumentare le dimensioni e di usare gli upscaler, quindi prendere praticamente l'immagine che abbiamo iniziato a fare, gli facciamo un upscaler e gli diciamo quale sgrana usare, ok? E quindi se a questo punto facciamo generate con questi parametri, vedete che dovrebbe lanciare effettivamente il programma, quindi siamo al 50% secondo lui, e a questo punto se clicchiamo su questa immagine dovrebbe venire l'immagine ingrandita. Quindi dovrebbe essere il meccanismo, uno dei meccanismi migliori per lavorarci. Comunque, la cosa interessante è aver installato il Automatic 111 e quindi essere in grado di generare qualunque immagine, possibilmente 500-512, una frog, ad esempio, una rana. E quindi facendo in questo modo vedete che abbiamo sulla mia CPU, GPU, un tempo tendenzialmente accettabile. Ok, ed ecco la rana. Va bene, è tutto per quest'oggi. Salve.